Buongiorno, oggi è sabato e dopo una settimana abbastanza dura, devo dire che sono molto più felice del solito che sia arrivato il sabato. Abbiamo un sacco di cose da fare, soprattutto stamattina. Adesso, infatti, volevo fiondarmi fuori perché sono già le 10 e un quarto e in realtà alle 10 e 40 ho appuntamento con una ragazza di qui, della valle, non è proprio di Aosta. Viene più verso la bassa valle, diciamo, più verso l'autostrada, non so come dirvelo, verso San Venzane, ecco. E siccome lei ha scoperto il canale e non mi conosceva e non ci conosciamo di persona, mi ha chiesto se potevamo incontrarci e abbiamo deciso di vederci nella nuova pasticceria che ha aperto Giorgi. Giorgi è un posto, un panettiere, un pasticcere, diciamo amore, che c'è solo qui ad Aosta, non credo che sia una catena. E ha però diversi punti vendita e adesso ha aperto questa pasticceria un po' in stile bakery, un po' in stile americano, molto particolare e l'ha aperta proprio in centro, esattamente vicino a dove ho parcheggiato la macchina la settimana scorsa. Non so perché mi sono... C'è qui qualcuno che vuole un sacco di carezze. Non so perché mi sono dimenticata di farvela vedere. In realtà non è che mi piaccia filmare nei locali mentre ci sono le persone dentro. Se poi ci sono seduta anch'io, ok, ma così non mi sembrava il caso. Però prima di andare da lei devo passare, indovinate, in posta. E questa volta non è per spedire niente, ma è arrivata la patente. Mi hanno lasciato il tagliandino, il cedolino, non lo so, il tagliandino con scritto di andarla a ritirare. Perciò voglio fiondarmi in posta a vedere che cosa ne è uscito e poi raggiungo questa ragazza appunto ad Aosta. Oggi il tempo è migliore, non piove. Ieri veramente ha fatto il diluvio, ancora più brutto di quello che vi avevo fatto vedere giovedì. Ieri è stato bruttissimo, tant'è che la sera avevo i capelli mossi, cioè io non ho mai avuto i capelli mossi in vita mia. Cosa succede? Ah no, è Tiffany. Comunque non ho mai avuto i capelli mossi in vita mia, mi erano diventati proprio, soprattutto qui sulle punte, boccolosi a forza di prendere umidità. E considerate che qui è un posto dove l'umidità non c'è mai, ma oggi mi sembra migliore, si vedono le montagne, finalmente erano tipo 4 giorni che non si vedevano ed è nevicato bassissimo. Iniziamo bene, adesso sono a prelevare in banca, però sono stata in posta che è di fianco alla banca con il mio tagliandino. Ok. E praticamente mi hanno detto che non posso ritirare la raccomandata qui perché o sei a casa quando te la portano e quindi hai modo di pagare subito i 6 euro che devi al postino, o se no c'è un numero verde da chiamare, quindi mi sono fatta lasciare ovviamente. E una volta che chiamo quel numero verde posso chiedere e decidere io dove andare a ritirarla, quindi in sostanza non ho concluso niente e girerò ancora con quel fogliettino. Poi una volta che scelgo dove ritirarla, tutti volevo farvela vedere, però una volta che scelgo dove andare a ritirarla, passano poi 2 o 3 giorni e la posso prendere. Quindi vabbè, niente patente nuova, teniamo il fogliettino di circolazione che ci avevano lasciato e adesso corro ad Aosta, anche perché ho una fame incredibile. Voglio assolutamente andare a mangiare prima possibile. Veramente la donna che ha più fame in assoluto appena sveglia. Io mi sveglio e sono peggio dei gatti perché faccio pappe. Fantastico, 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 veramente. La strada completamente libera. Sembra proprio come la mattina, è uguale. Adesso sono quasi arrivata ad Aosta e oggi comunque voglio, sì, voglio fare un giretto con lei, fare colazione, fare un giretto e poi voglio fiondarmi a casa perché vorrei iniziare, se possibile, a fare il cambio degli armadi o comunque a sistemare un po' il disastro che vi ho fatto vedere che ho in taverna e comunque in lavanderia. Voglio anche cercare di capire come poter organizzare meglio l'armadio in modo tale che a colpo d'occhio rimanga una cosa ordinata. Mi sono resa conto che ho tantissimi vestiti e su questo non c'erano dubbi, però proprio li ho messi in modo sbagliato, secondo me. Lì basta che mi organizzo bene, verifico che cosa effettivamente utilizzo e secondo me con tutto lo spazio che ho adesso posso fare un buon lavoro, perciò sto pomeriggio o domani al massimo voglio dedicarmi, cioè secondo me un pomeriggio non basta perché è veramente tanta roba, mi viene già male quando ci penso. Però voglio cercare di sistemare in modo che dietro di me non ci sia sempre quel delirio. Quando mi lavo i denti la sera o comunque sono lì ai lavandini, guardo nello specchio e dico no. Ma com'è possibile?
È veramente incasinato. Io non sono una persona disordinata, ma ho tanta di quella roba che si accumula che veramente poi non do più il giro e non riesco a tenerla in ordine. All'IKEA l'altro giorno avevo preso anche una rella, non ve l'ho fatta vedere nel video perché non l'ho ancora montata. Una di quelle relle, non so se si chiamano relle, no, quei cosi appendiabiti, non delle relle, bianco sempre. E potrebbe essere una buona idea magari montarlo questo pomeriggio e cercare di dividere la roba. Non lo metto in camera da letto perché non saprei dove mettermelo, ma magari lo metto giù in taverna con le cose invernali che uso una volta ogni tanto, però almeno le ho lì esposte e posso andarle a recuperare. Guardate che carina, ci sono le scritte sui muri, il muro è fatto tutto così, sembrano un paio di sacchetti di Victoria's Secret, tutto rosa e bianco. Abbiamo preso la treccia con il cioccolato e una brioche vuota, però ci sono veramente tantissime cose dolciose e buonissime. Allora, lei ha preso il cappuccino e io invece ho preso il mio solito bicchierone di latte caldo, normale, con un po' di cacao, un bel po' di cacao ce n'è questa volta. Guardate che carini anche questi portazucchero. Mi pare di averli visti da Carrefour, simili. Devo andare a rivedere, erano anche più grandi. In realtà credo siano per il tè, però anche usarli così è una bella idea. Vedete? I tovagliolini rotto. Quel posto sembra veramente esattamente come casa mia, nel senso come vorrei che fosse casa mia è quel posto, è bellissimo. Strano che ad Aosta aprano una cosa del genere. Me lo aspettavo, ecco, di più, avevano detto che era di più in stile americano, invece è un pochettino strano lo stile, è molto più shabby secondo me, molto femminile, però è un bel posto, ha tantissima scelta di dolci, eccetera. Tutta la vetrina con i pasticcini, con i muffin, poi ha la vetrina con le focacce perché appunto Giorgio è un panettiere, però ve lo consiglio, proprio mi è piaciuto tanto. La ragazza che ho incontrato è dolcissima, ma io veramente ho le iscritte più dolci che esistano, non lo so, ogni volta mi commuove questa cosa, è troppo bello. Lei non si è voluta far filmare, ma anche perché lo capisco sinceramente, qui ad Aosta come se una persona è un po' timida in generale, non è che se solo abita ad Aosta non si fa filmare, è una cosa un po' particolare, abitare qui è... Anch'io effettivamente non so se mi farei filmare, cioè poi non ho particolari problemi, però anche la mia amica la settimana scorsa quando eravamo al cinema non si faceva filmare. Uffi, così devo sempre parlare io e poi vi annoio. Poi ci sono tutte le lamentele. Chiara, parli troppo, Chiara, sei noiosa. Però purtroppo ci sono io. Oggi sto preparando per pranzo le penne rigate, queste qui della Barilla, con i pomodorini tritati, insomma, questo sugo già pronto della Knorr. Tengo sempre in casa queste cose nel caso venisse qualcuno a trovarmi, meno male perché mi salvano la vita, altrimenti non avrei avuto niente perché sono passati dei miei amici. Pasta pronta! L'altro giorno mi sono dimenticata di farvi vedere che al supermercato Gross Cidac, il solito dove vado, ho trovato questi nuovi Baby Lips che si chiamano Baby Lips Doctor Rescue e dovrebbero essere appunto riparatori ma allo stesso tempo colorati perché c'erano di diversi colori le confezioni. Io ho preso questa che è Too Cool e l'altra che è Berry Soft. Questo qui dovrebbe essere bianco, trasparente, l'ho voluto apposta. E questo qui invece è il solito rosino, rosa labbra. Magari li proverò anche questi e vi farò sapere. Sì, lo so, avrei dovuto essere a casa a sistemare, ma ho sentito alcuni amici e siamo venuti praticamente sopra casa mia. C'è cioè il santuario di oddio. Vabbè, c'è sto santuario e siamo venuti a fare un po' di foto, così ne ho approfittato insomma per venire anch'io, visto che ormai sono in fissa con le foto di Instagram, mi faceva piacere provare a fotografare anche qualcosa di naturale, visto che qui c'è sempre un bel panorama ed è tutto così particolare e magico. Sentite che silenzio.
silenziosissimo, non c'è nessuno, non c'è più un suono, non c'è più niente, non fa neanche tanto freddo oggi, quindi secondo me valeva la pena approfittarne. Poi c'è un panorama incredibile, l'unica pecca è che le nuvole sono di nuovo tornate basse, perché guardavamo prima e verrà brutto tempo domani, quindi no, non che oggi fosse sto gran bel tempo, però appunto si sta già spostando il tempo e sta venendo brutto. Guardate che bel panorama, se non ci fossero tutte le nuvole saremmo quasi all'altezza delle montagne qua di fronte e lì, laggiù praticamente, vedremmo Aosta quasi perché siamo in altissimo, però non si riesce perché sono appunto venute giù tutte queste nuvole. Qui è proprio il silenzio totale, ci sono dei colori bellissimi che secondo me in video non rendono giustizia a quelli che sono nella realtà, è tutto rosso. Ci siamo arrampicati praticamente e da qui c'è una vista spettacolare, si vedono tutti i paesini, si vede fino ad Aosta, laggiù giù si vede Aosta e qui ci sono questi alberi bellissimi. Peccato che ci siano tutte queste nuvole. Ho un fiatone incredibile e non sapete dove ho camminato. Quella è casa mia. Di là stanno arrivando tutte le nuvole. Sembra di stare nelle foreste di Twilight. Non so se anche a voi dà quell'idea, forse là erano più verdi. Però con tutto sto fumo e tutti questi alberi sembra proprio che stiano per arrivare Edward e compagnia bella. Altro che vampiri di Twilight, si è messa a piovere un casino. Stiamo tornando alle macchine di corsa, non potete capire. Ovviamente avevo lavato i capelli stamattina. Vabbè, andiamo. Si è proprio messo a diluviare, nuvole basse, arrivano i vampiri, sì. Oggi è stato veramente il sabato pomeriggio, anzi la giornata del sabato più strana in assoluto. Avevo in mente di fare un sacco di cose ed ero certa, ma proprio al 100% questa volta, che sarei riuscita a farle senza problemi. Invece è successo di tutto. Alla fine ho visto delle persone che non vedevo da un sacco di tempo e sono andata un po' con loro a camminare, ho mangiato con altri miei amici che anche con loro non stavo da un sacco di tempo ed è proprio diventata una giornata stranissima in cui non sono riuscita a combinare nulla, ma nulla, di tutto quello che mi ero prefissata stamattina. Ho dei capelli incredibilmente brutti perché a un certo punto si è messo a piovere, eravamo a camminare qua sopra casa mia in un posto bellissimo e a un certo punto si è proprio messo a diluviare fortissimo, quindi non avevo l'ombrello, avevo solo il cappuccio, ma non sono riuscita a ripararmi più di tanto. È stata proprio così, una di quelle giornate che non ti programmi e perciò tutte le cose che volevo fare oggi le farò sicuramente domani. E vabbè, almeno ho passato un po' di tempo in compagnia, che se no mi dite che sto sempre da sola, cosa che non è assolutamente vera, però in realtà effettivamente i weekend me li passo spesso da sola e visto che noi ci vediamo principalmente il weekend, può essere che dà questa impressione. Una cosa, piccola parentesi, e ci sta sempre, no, questa volta ci sta proprio, ci tenevo a dirlo perché praticamente ho letto per caso stamattina, sì, stamattina stavo guardando, siccome YouTube molte volte mi mette dei commenti tra gli spam e non lo sono assolutamente, quindi io vado dentro e confermo il commento, cioè lo approvo. Stavo approvando dei commenti in un vlog di qualche giorno fa, non mi ricordo più quale fosse, e ho trovato una polemica di cui non mi ero proprio resa conto perché era stata taggata sotto, cioè sotto il mio chi ha scritto, ha condiviso il video, c'era tutta questa polemica. E infatti ho detto, bah, fammi leggere cosa c'è scritto, e praticamente è la sostanza, per farvela breve. Chiara continua a comprare, nei video si vedono solo, cioè nei vlog si vedono solo video haul, mette solo video haul, è piena di soldi, è ricca di famiglia. Sì, insomma, sono piena di soldi, sono diventata ricca di famiglia tutto di colpo. In realtà, come sempre, queste polemiche lasciano il tempo che trovano e odio, veramente è una cosa che odio trovarle sotto ai miei video. Però, visto che è capitato, ci tenevo per l'ennesima volta a spiegare questa cosa dei soldi, perché l'avevo anche già spiegata, ne sono certa, in tanti altri video. Tant'è che forse una ragazza l'ha anche scritto e la ringrazio perché vuol dire che mi segue da un po' e ormai ha capito le cose come sono. Comunque, ci tenevo a spiegare che io lavoro, e lo sapete, lavoro tutti i giorni, mi alzo alle 7 del mattino, a volte anche un pochettino più tardi, comunque ho il mio lavoro.
Quello che guadagno lo spendo prima di tutto per far andare avanti la casa e come vedete per ora non stiamo cadendo a pezzi nonostante siamo da sole, io e la mia casa. Quindi sicuramente la maggior parte di quello che guadagno prima di tutto viene investito qua e poi tutto il resto, siccome non ho figli, a parte i gatti che comunque riesco a badarci non con tanto, insomma, nel senso alle loro pappucce, i croccantini non gli manca niente e quello gli compro. Tutto il resto che guadagno ci tengo a spenderlo come voglio io e lo ribadisco questo perché è importante. Secondo me bisognerebbe smettere in generale di fare i conti in tasca a tutti, perché lo si fa su YouTube, poi è una cosa incredibile. Sotto tutti i video ci sono questi commenti che non capisco se sono dettati dall'invidia e mi spiace, ma un pochettino mi sa di sì, mi spiace proprio dirlo. Però non vedo altro motivo perché a me non viene se guardo un video di Nicole da dire "Oh, come fa a permettersi quello? Che schifo con la crisi." Ognuno spende nella misura in cui sa di poter spendere, secondo me non c'è bisogno in nessun caso che gli altri autorizzino le spese e comunque mettano becco sulle spese delle persone, anche se fosse che una persona vuole vivere al freddo, al buio e a digiuno tutte le sere, mandare in giro col Ferrari, secondo me non sono affari nostri, sono affari di quella persona ed eventualmente delle persone che con lei vivono o che comunque ci stanno intorno, ma non sono problemi nostri. E questa è la prima cosa fondamentale che secondo me bisogna tenere a mente nella vita. Seconda cosa, non sono tutti i giorni né da Chanel, né da Gucci, né da Prada. Compro delle cosine, per carità, magari esagero, ne compro diverse, nei vlog lo vedete spesso, ci sono dei video haul, ma investo in quello che mi piace, quindi il make-up è la mia passione e io investo e compro le cose di make-up, mi piace l'abbigliamento e quindi la moda e investo in questo. I soldi ognuno se li spende come vuole, che poi a qualcuno possa sembrare una spesa inutile, va bene, ci sta, è giusto che me lo dica, ma finisce lì, da lì a diventare una super ricca, una ricca di famiglia o una con lo shopping compulsivo, ma guardate, anche se fosse che ho lo shopping compulsivo, ma ben venga quello rispetto a tutte le altre cose che ho avuto nella mia vita e che vi assicuro se comunque le avesse provate o comunque cioè chi le ha provate può confermarlo, almeno avere lo essere affetta da shopping compulsivo mi fa quasi piacere rispetto a essere affetta da tutte le altre problematiche che purtroppo nella mia vita ho dovuto affrontare. Quindi sinceramente ben venga lo shopping e l'unica cosa che io dico è secondo me prima di fare i conti in tasca agli altri o comunque prima di mettersi a litigare per una cosa così futile e banale sarebbe meglio pensare che i problemi nella vita sono tutt'altri, non è lo shopping di Chiara da OVS o da Alcott o lo shopping alle Gru o all'IKEA. I problemi nella vita sono che i soldi mancano alle persone e non è che perché io lavoro e ne spendo un pochino, non, cioè i soldi sono un problema per tutti, ma non lo sono nella misura in cui Chiara li spende, lo sono nella misura in cui sono stati gestiti in modo sbagliato e ci sono tante persone che si ritrovano senza lavoro a 50 anni e purtroppo, pur volendolo, perché se potessi lo farei, non posso cambiarlo io questo. Non cambia niente che io non vada a comprare, non, cioè, non succede niente. Non posso cambiarlo io e non possono cambiarlo le persone come noi. Purtroppo, anzi, noi possiamo cambiarlo se riusciamo a fare qualcosa perché il sistema cambi, ma deve essere anche ben disposto il sistema in sé a cambiare. Detto questo, spero di non dover più ritornare sull'argomento. Avevo fatto anche dei video specifici, ma probabilmente era giusto in questo caso parlarvene. Adesso voglio cambiarmi perché voglio mettere una tuta e magari mi leggo i capelli o comunque mi sistemo 2 secondi perché devo andare a mangiare dei miei. Stasera è sabato e questa cosa non verrà sconvolta da nessun altro programma, nel senso che quello viene prima di tutto. E quando torno voglio guardarmi la puntata di Amici che ho registrato. Non sono ancora riuscita a capire come guardare i daytime. Non riesco a capire come usare sto benedetto Witty TV. Ok, mi sono sistemata in modo molto casalingo per andare dai miei genitori e stavo guardando un po' su internet perché sto cercando di decidere cosa fare per la questione del prossimo weekend, quindi dopo che è saltata la storia di Parigi. L'altra sera mi sono dimenticata di dirvelo, ma con i miei amici stavamo ipotizzando varie mete dove potrei andare.
Ad esempio, loro dicevano che potrei pensare di andare a Ginevra un giorno di farmelo ai mercatini di Natale di Montreux, o se no potrei andare a Firenze, cioè sono tutte cose che sto valutando. Quindi, se anche voi avete qualche consiglio per il nostro weekend alternativo e non parigino, di cui non ci abbatteremo più perché ci abbiamo pensato già abbastanza, direi. Comunque, se vi viene in mente qualche consiglio da darmi o qualche meta, magari Firenze non lo so, a me ispirava perché è tanto che non ci vado, però stare via 2 giorni non lo so, e che non ci sono neanche qua i miei genitori, vabbè che sarei stata via con loro, mi faccio sempre un sacco di problemi. Comunque, se vi viene in mente qualche meta non troppo lontana dal mio posto sperduto, datemi consigli anche voi su dove andare perché non ho assolutamente intenzione di passarmi tutto il weekend qui a deprimermi quando potrei essere dall'altra parte del globo. Tartine con il salmone, burro. Qui c'è già l'insalata mista pronta. Qui c'è un misto di verdure, c'è la catalogna, gli spinaci e le erbette con un po' di parmigiano. Anche le patatine fritte. Queste sono buonissime di questa marca, vengono troppo buone, sono della Orogel. Sono appena rientrata, ma stasera mi sa che ho esagerato perché ho mangiato un sacco di patate. Non so se lo sapevate, ma le patate contengono tantissimo nickel e in realtà io non ho mai notato che mi dessero particolare fastidio, ma perché cerco sempre di mangiarle in quantità ridotte. Invece stasera non lo so, avevo fame, particolarmente fame e ho continuato a mangiarle, intanto che a un certo punto mia mamma mi fa: "Ma Chiara, non ti sembra di aver esagerato un pochino?" E per arrivare a dirmelo lei vuol dire non solo che ho esagerato, vuol dire che ho proprio strafatto, perché lei è sempre a dire: "Ma hai mangiato un po' poco", come fanno tutte le mamme. E per arrivare a dirmi "forse hai esagerato e ne hai mangiate troppe", dovrei iniziare a farmi delle domande, perché speriamo di non stare male, ma insomma, non ho mangiato né cioccolato né altre cose che possono darmi problemi in questo senso, quindi dovrei essere tranquilla, vi farò sapere. Cioè, caminetto, televisione, sto per andare sul My Sky, copertina per me, già struccata, già pronta, non posso chiedere altro, veramente sabato sera perfetto. Adesso mi guardo la replica di Amici, cioè la registrazione di quello che hanno fatto oggi ad Amici, e poi me ne vado a fare le nanne domani, giuro che spengo il telefono. E non ne voglio sapere di nessuno, devo assolutamente fare un po' di cose qua in casa, sennò diventa veramente il disastro. E ogni volta va poi a finire così, se lascio acceso il telefono, come mi chiamano, giustamente ogni scusa è buona per non sistemare, non mettersi a pulire. Per quanto mi piaccia, ovviamente mi piace anche svagarmi un pochino. E quindi se non faccio così, finisce che non combino mai nulla. I gatti non si vedono all'orizzonte, vi dico io che sono già sul letto che ci provano. Staranno in realtà dormendo, poverini, però è il solito tentativo serale che fanno. Non li vedo mai quando sono sul divano, vengono raramente ormai, dormono direttamente di sopra. Credo che questo divano in pelle non sia stato l'acquisto che hanno apprezzato di più al mondo, perché anche di notte vedo che ci stanno poco volentieri e vanno sulle loro cosine a sdraiarsi su quei puff che gli avevo preso. Devo dire che per ora la pancia non mi sta dando problemi e non mi sta dando fastidio, quindi probabilmente nonostante la mia abbuffata di patate, non credo che ci siano stati dei riscontri negativi. Le ultime parole famose, vediamo. Eccoci, che siamo pronti per dormire, tutti incrociati così. Allora facciamo le nanne adesso, eh? Buonanotte, a domani.